Sono il papà di Giuseppe Di Stefano, un ragazzo che il 22 agosto alle 7:40 più o meno, mi dicono, è deceduto per un incidente di cui non solo io, ma molte persone non si danno pace, proprio perché lo conoscevano. Questo ragazzino ha, in maniera corretta, avuto sempre un uso delle due ruote, si è preso il patentino a 14 anni, ha avuto vari ciclomotori, poi siamo passati in questa motocicletta che è una Yamaha 250. Mi diceva che suo figlio non ha avuto mai nessun incidente prima. No, non ha avuto nessun incidente tranne che quando forse ha comprato il motorino, è scivolato per terra e subito ci ha chiamato, ha detto: papà, non vi preoccupate, si è graffiato soltanto un pochettino il casco, ma siamo caduti così Cioè, quindi, qui. da fermi, si può dire, quando scendevano, erano i primi giorni. Ma a prescindere da questo, io lo portavo con me perché io cammino, a me piace la moto e sono in contatto con tanti ragazzi che fanno giro in moto, è da parecchio tempo che esco. E molte volte, qualche volta, ora era più lontana per via degli impegni, veniva pure lui. E tutti, qua potrei portare migliaia di persone che dicono che lo hanno visto e che questa cosa gli suona proprio strana, 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 il fatto che sia caduto. Poi c'è tutta una serie di eventi che sono un rettilineo, il posto dove era, il fatto che c'era ancora la luce, il fatto che non c'era nebbia, non c'era niente, non ci si spiega questa cosa. Io, in base a come ho visto i filmati, le fotografie, i miei sopralluoghi della moto, ho una, diciamo, idea ben precisa. Qualcuno, per un qualche motivo, forse senza rendersene conto, lo ha toccato. Difatti non ci sono frenate, ma è normale che non ci possano essere frenate se qualcuno lo ha toccato e non si è reso conto. Ma siccome da come trovo alcuni reperti, cioè il pezzo dello stop o il codino della motocicletta o dove è caduto il pedalino, e del fatto incredibile che mio figlio, comunque, avendo fatto 14 anni di karate, si era, diciamo, dopo essere stato abbia la tendenza a sapersi buttare e che comunque più volte avevamo ripetuto il fatto che quando cadi in un incidente la devi spingere la motocicletta. Molti degli incidenti con le moto sono dovuti a questo, all'attaccamento, al rimanere attaccati alla moto. Ti devi liberare il più possibile dalla moto, perché la moto è quasi sempre più pesante di te e quindi tende a trascinarti nella cosa. Io credo che lui abbia rispettato queste regole e poi c'è il discorso della famosa terza che mi dicono chi te l'ha detto, chi non te l'ha detto, a noi hanno detto quelli, l'abbiamo saputo Cioè là. la moto C'era era in terza inserita la marcia. terza marcia, dicono, ma anche questo potrebbe essere, per me è convalidante del fatto che stava scalando, si è sentito l'urto, è un buon pilota, scala la marcia e rallenta, mica zicca i freni e praticamente capotta, la motocicletta ha camminato da solo. Io credo E che poi scusi, c'è la storia del casco che è quella che. Questo è un altro evento che proprio è, per me è poco spiegabile. Le persone che hanno chiamato l'ambulanza, che sono state sentite dalla polizia, e anche c'è un altro ragazzo che abbiamo contattato e intervenuto, e non so se è stato sentito o meno dalla polizia, ma si è messo a disposizione, la polizia lo sa. Ripete, dicono tutti che il casco era appoggiato. È inverosimile il modo di come si trovava il casco se fosse caduto. Altro aspetto, No, e in più il medico le dice che. peculiare è che il medico legale mi ha detto da subito che è morto sul colpo. E Mi ha quindi detto qualcuno ha tolto il come. casco a suo figlio? Io posso ipotizzare che con una certa sicurezza che qualcuno ha levato il casco. E io dico una cosa: chi possa aver levato il casco a mio figlio e non è quello colui il quale abbia chiamato i soccorsi e l'aiuti, per quale motivo? Per quale motivo doveva andare via? Perché non è stato lì? Perché non è stato sentito dalla polizia? Cioè, se io sono immediatamente sopravvenuto subito dopo l'incidente, io non c'entro niente.
perché devo andare via? Gli tolgo il casco, ma perché devo andare via? Perché non chiamo la polizia? Perché non sono io il primo che mi dice, io sono stato il primo. Proprio in quel momento non si era fermato nessuno, non c'era nessuno. Io ho tolto il casco. Ahimè, ho fatto una sciocchezza perché magari non avrei dovuto toglierlo. Ma con sicurezza vi dico questa cosa, tutti dicono che il casco era, e il casco no, non si è poggiato da solo, anche l'ispettore mi conferma che è difficile ma non impossibile, certo, non impossibile, posso anche, nel calcolo delle probabilità posso anche pensare che un UFO sia passato di là. E quindi praticamente lei, giustamente da padre, fa un appello a chiunque abbia visto qualcosa, partendo dal presupposto che lei, per i motivi che ha adesso detto, appunto quello che penso io è una cosa certa, e nessuno mi dà torto di questa, che in quel giorno, a quell'ora, in quell'orario, non è possibile che non ci sia un testimone. Quindi alle 19.40 circa le 19.40 del giorno 22 agosto di sera, nella strada che da questo punto di sera, 19.40 ancora c'è luce, diciamo, buonasera si dice a quell'ora, sì, ma c'era luce perché ancora c'era molta luce, e io credo che sia quasi impossibile. Se io sono stato là a fare circa 7-8 volte, 7-8 sopralluoghi ho fatto. Diciamo che c'è un passaggio di una macchina quasi ogni secondo, o al massimo ogni 2 secondi. Non è possibile che l'evento, che non è durato un certo periodo, non abbiano visto, o non abbiano visto che qualcuno si è fermato, o che qualcuno sia andato via, e o l'evento, anche da lontano, qualcuno ci deve essere. Io prego a questo qualcuno, in forma anonima, capisco pure che si voglia garantire, ma lo deve dire, lo può dire a tutti, ai giornalisti, ai carabinieri, può andare pure da un prete, e lo dice al prete che ha il segreto della confessione, e gli dice, io so perché me lo ha detto lui, ma non vi dirò chi è stato. Non accetterò mai che mi venga archiviata il caso come tanti altri, perché lo so che quando si spegneranno questi riflettori verrà archiviata come tanti altri. Purtroppo non sono il primo, e ripeto queste parole che ho già detto, ahimè non sarò l'ultimo, ma non me la sento dire questo ragazzo è morto perché gli è venuto, si è sentito male, era distratto, non ce la farò mai, 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 mi devono dire loro come, me lo devono dire, qualcuno me lo deve dire come è successa questa cosa. Grazie.